L'avvio della seconda corsa, partite in questo momento tutte su di una linea, poi Pretty of Glory si ritrae, lo scatto nel centro del gruppo di Powersim che va davanti anche abbastanza facilmente, mentre prima Donna ZS rimonta, pari lifeline. Sono partito il giusto, Principessa Ovi e Paradisa Jet che finiscono in fondo al drappello. Sbaglia Pretty of Glory. Ha rallentato subito Paolo Scamardella, lancia in 15.6. Si propone di fuori pari lifeline. Attacco deciso di Sandro Fonte. Vuole passare a condurre, ma Powersim reagisce allo steccato e così ne viene fuori un secondo strappetto. 15.6 di frazione, insiste Parilai e passa a condurre proprio all'ingresso della piegata. Adesso rimane scoperta Principessa Ovi con Rudy Haller che sostituisce in sediolo Marco Slavic, la cavalla che rimane peraltro in allenamento al tedesco. Intanto 15.3 davanti, fa andatura Sandro Fonte e si propone netto leader. Cavallo numero 2, Pretty of Glory, squalificato. Principessa Ovi fa pariglia un po' sfalsata agli 800 con Powersim che trotta all'interno, ma è una mezza lunghezza indietro. 16 scarso di frazione, l'ultima pariglia con Paradisia Jet che ha all'interno prima donna che si apre di galoppo. Corsa di eliminazione, sono rimasti in 4, pari dai fly al comando, un chilometro. Cavallo numero 1, prima donna ZS, squalificato. 15.4 di fronte, vuol dire fare 39 di quarto intermedio. Principessa Ovi sempre di fuori a Powersim. Paradisia Jet che prova ad andare in terza ruota poco prima dell'ingresso sull'ultima piegata. 15.4 la frazione, pari lifeline in vantaggio. Principessa Ovi al suo sediolo, chiusa lo steccato Powersim, mentre è rimasto un po' sui suoi passi Paradisia Jet. All'ingresso in diritto d'arrivo prova ad allungare Parilai, richiesta da Fonte. 15.1 la frazione, ma sembra preponderante Principessa Ovi. Si ingamba nel tratto ultimo anche Paradisia Jet che va di rincorsa. Principessa Ovi in vantaggio e viene a vincere bene davanti a Paradisia Jet e a Parilai Flying. 1.16.2 la media del vincitore chilometro, ma di questo aspettiamo conferma ufficiale perché il tabellone di centrocampo non si è stoppato sul traguardo e quindi la nostra rimane una misura ufficiosa. Vittoria di Principessa Ovi, numero 5 davanti al 6 di Paradisia Jet e al 3 di Parilai Fly, il raddoppio per Rudy Haller da allenatore e guidatore. Gratuliren Rudy, i colori della Equin MS.